sono venuti fuori anche altri nomi, fra cui per esempio Max Cavalera, che è un amico, un cantante di Sepultura, abbiamo fatto un tour insieme, insomma, c'è un certo legame anche umano con loro che giustificherebbe una collaborazione, però fra quello e la possibilità invece di farlo con Tiziano Ferro ci incuriosiva di più quello, probabilmente soprattutto per l'apparente distanza che c'è fra noi e lui, che è una distanza totalmente apparente in realtà. Poi lui, come tantissimi altri artisti che ho avuto la fortuna di conoscere, ascoltano cose molto diverse da quelle che fanno noi stessi, nei nostri gusti personali siamo molto diversi da quello che suoniamo, e quindi fra la possibilità di fare un pezzo metal con Max Cavalera, che era comunque un onore, per carità, e la possibilità invece di rischiarcela e fare qualcosa che sapevamo avrebbe suscitato un sacco di critiche e per fortuna anche un sacco di approvazione, abbiamo scelto quella di farla con Tiziano. Peraltro, a scanso veramente di qualsiasi equivoco, noi dall'inizio difendiamo a denti stretti la nostra identità, e lo facciamo non permettendo che nessun elemento esterno alle nostre cinque persone interferisca.